conservato in primavera, ho fatto il primo anno con i 2001 che erano fuori quota e quello lì penso mi sia servito molto per entrare anche comunque nell'ambiente primavera, perché sicuramente come ambiente è diverso dalle giovanili che si fanno nel 18, 17, e quindi quello lì mi è servito molto per entrare nei meccanismi e mi ha aiutato molto. Poi ho fatto il mio secondo anno di primavera dove ho fatto il fuori quota e penso che quell'anno lì sia stato l'anno più fondamentale per me, dove comunque mi sono riuscito a mettermi in mostra e poi è anche arrivata la fascia da capitano. Per me è stata una grandissima soddisfazione essere capitano, per me è stato anche un premio. Essere capitano del Sassuolo è una bella responsabilità, ma mi tengo molto fortunato perché sono un ragazzo a cui piace avere pressioni, responsabilità, quindi per me è stata solamente una cosa in più. E dopo l'anno di primavera, a metà anno, mi hanno aggregato in prima squadra, dove ho fatto due mesi, dove comunque tutti i giorni ero con loro, e da lì sono arrivate anche le prime convocazioni in Serie A e in Coppa Italia, dove per me sono state veramente una grande soddisfazione per tutti gli anni di sacrificio che ho fatto sia io che la mia famiglia, quindi ero molto 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 contento. In prima squadra ho trovato un esempio che per me era Magnanelli, veramente un capitano a tutti gli effetti. Mi ha dato dei gran consigli da usare in campo, mi aiutava molto anche quando eravamo in campo a sentire, ad ascoltare il mister, e quindi per me era veramente un grande esempio e l'ho preso veramente come punto di riferimento. Poi ovviamente ho cercato di rubare più cose da tutti i giocatori, perché quando poi ti metti con dei giocatori in Serie A ovviamente cerchi di rubare più cose possibili e io penso che mi abbiano aiutato molto. E sono stato anche molto fortunato perché ho trovato un allenatore comunque dove i giovani li faceva giocare, ci credeva molto, e quindi mi sono trovato anche molto bene con il mister Dionisi, che mi ha dato una grande mano. Volevo anche ringraziare il mio direttore, che Francesco Palmieri, che mi è stato molto vicino in questi anni e che per me è stato fondamentale. Ringrazio lui, ringrazio Toto De Vitis e Umberto Piazza, perché se oggi sono il giocatore che sono oggi anche grazie a loro. E quando mi ha contattato la Vispesaro mi sono subito informato tramite dei miei ex compagni che comunque sono stati qua, su comunque come si stesse qui, la città, le persone, la società, le cose che mi sono state confermate. Una bellissima città, un bellissimo tifo e sono molto contento di essere qua. Sicuramente sono anche qui perché sapendo che qua c'era un mister come il mister Sassarini, che comunque è uno dei pochi mister penso in Serie C con una linea di gioco ben precisa, con un gioco a terra, comunque cose molto buone per le mie caratteristiche, ho scelto di venire qua. Devo dire che ho trovato un gruppo molto unito, dei ragazzi giovani, mi hanno aiutato molto a entrare nel gruppo fin da subito, quindi mi tengo molto fortunato e con tutti i compagni un ottimo rapporto, mi danno una gran mano, soprattutto i più grandi in campo, cerco di prendere tutti i consigli che mi danno. È molto importante per me, per il percorso che ho fatto da bambino e per il percorso che sto facendo tutt'oggi. E fortunatamente ho dei genitori che sono stati molto presenti e per me sono fondamentali. Se oggi sono i giocatori che sono oggi anche grazie a loro, e sono anche molto fortunato perché mi seguono molto, anche le partite qua le vengono sempre a vedere in casa, in trasferta se magari riescono vengono sempre, quindi mi tengo molto fortunato e per me sono molto importanti. E sono legato anche molto molto ai miei fratelli, infatti ho un paio di tatuaggi dedicati a loro, tra cui questo qui, che sono le date di nascita dei miei fratelli con l'elettrocardiogramma. Poi ho il nome di mio fratello più piccolo, che è Santiago, e
E poi ho questo qua, che ho sia con mio padre che con mio fratello grande, che la vita non si spiega ma si vive. E poi sono anche un appassionato di tatuaggi, infatti ho una croce, e ho un Maori, e c'ho anche il numero 7, che è uno dei miei fortunati. E ce n'ho anche uno qua dietro il polpaccio, se si vede, che è il più tatuaggio che mi sono fatto, che è una frase molto significativa per me. E il mio sogno fin da bambino è quello di diventare un calciatore. Quindi io spero vivamente che questo mio sogno si avveri. Sto lavorando molto per far sì che questo avvenga. Credo anche che ognuno di noi abbia un destino. Io sono un ragazzo che comunque è credente, credo in Dio e penso che ognuno di noi abbia un destino già scritto. Ovviamente spero che il mio sia scritto in modo positivo e spero che si avverino tutti i miei sogni e spero che il destino mi riservi un futuro con delle grandi glorie, soddisfazioni, ma soprattutto gloria. Ci aspettiamo allo stadio, forza Vis!